Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maverick e io sono Kira, ciao ragazzi e oggi ci troviamo sulla nostra prima challenge. Esatto. Che spiegherò io perché Maverick non ha capito. Allora, questa challenge cosa consiste? Noi qui sul tavolo, non lo vedrete bene, forse lo vedete in quella inquadratura. Ciao! Sì, abbiamo anche due inquadrature, siamo molto professionali, ma non muovere troppo sennò l'inquadratura cade. Sì, scusa. Abbiamo 8 oggetti, 8 cibi che abbiamo comprato ieri. La challenge cosa consiste? Allora, abbiamo all'interno di questo barattolino, questo bicchiere, delle domande che sono 6 di carattere generale, 2 bonus dove gli argomenti sono stati scelti uno da me e uno da Maverick, quindi ovviamente ognuno si fa quello rispettivo, e poi 3 domande a testa personali. E quindi in quello io vado sul sicuro e lui probabilmente mangerà tutto. No, perché sono stato molto cattivo con le domande. In questo altro bicchiere invece abbiamo i numerini per quanto riguarda il cibo. Quindi noi cosa faremo? Pescheremo una domanda e, vabbè, verrà letta ovviamente, se a chi viene fatta la domanda, quindi se io faccio la domanda, Maverick risponde giusto a quella domanda, allora io devo pescare un bigliettino e mangiare o bere, in base a quello che abbiamo, uno di questi oggetti che abbiamo qui davanti corrispettivo al numerino. Adesso ve li faremo vedere lì. Se invece lui sbaglia, le prenderà lui. In quelle personali siamo noi a scegliere quali oggetti prende l'altro, se sbaglia. Allora, gli oggetti in questione ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so contare. Abbiamo dell'aceto molto buono e facciamo vedere anche di qua. Questo è il numero 1. E questo qua è il numero 1. Poi abbiamo del ketchup. Volevo prendere la senape, però poi abbiamo non l'avevo mangiata nessuno. Della buonissima Simmental. Delle patatine al mais. Quelli sono buoni. Dei wafer al limone. Quelli per niente. Sono buonissimi. Il buonissimo zenzero che ho mangiato così è molto buono perché è molto polvere. Quindi probabilmente buono. Ci strozzeremo in diretta. Quindi. I fiocchi di latte. E poi abbiamo delle patatine al gusto mela e wasabi. E cosa ancora? Gusto wasabi e mela verde. Noi già di per sé volevamo assaggiare ma non avevamo mai trovato l'occasione per farlo. E questa è probabilmente l'occasione adatta. Sì, anche se questi cibi, magari alcuni tipo i fiocchi di latte o i cornetti, sembrano così, anche la Simmental che è buona, a parte che la Simmental non piace, esatto. Quindi mamma, se me la dico io me la mangio tutta così. Ma a me non piace neanche i fiocchi di latte. Bene, comunque sembra che non facciano troppo schifo. Il problema è che quei bigliettini lì non sono solo singoli, quindi non è che prenderemo solo lo zenzero, solo i fiocchi di latte. Probabilmente saranno anche combinati. Quindi potrebbe uscire cose tipo fiocchi di mais, cioè le cornette di mais con i fiocchi di latte insieme alla patatina e al wasabi. Ah, premettiamo che se sentite un rumore di sottofondo, mi dispiace, ma il mio coniglio che sta giocando con la sua ciotola, quindi. Sì, è il coniglio scemo che gioca con la ciotola. Non è scemo. Poi abbiamo i due cani che gironzolano, quindi ci sarà parecchio. Teoricamente non abbaiano. Poi se doveste vedere dei lampi è perché fuori si sta scatenando il finimondo, perché Genova è un bellissimo posto e siamo quasi in allerta rossa, quindi se doveste vedere dei lampi non preoccupatevi, che è stato bello conoscervi. Inizio io a pescare? Ho iniziato a pescare. Questa c'è una M, quindi è fatta e devo farla io a te. Quindi sì. Questa è una prima domanda personale che ho fatto io a Maverick. Qual è il mio cartone Miyazaki preferito? 1. E non è scontata, 1. Totoro. 2. La città incantata. 3. Il castello errante di Howl'. La città incantata. No, il castello errante di Howl'. Dai! Dai! Lo sapevo che non l'avrebbe mai indovinata. Quindi inizio io a scegliere. Io sarò clemente. Pare che non è vero, è giusto. Io sarò clemente, non gli sceglierò un'unione di elementi, ma gli farò fare direttamente un sciottino di aceto. Ah, senti che buon odore. Senti che buono, non lo prenderei io. Che schifo. Non ce n'è tantissimo, non si vede proprio. Non ce n'è tantissimo, è buonissimo l'aceto.
pure sporco mi chiede. No, è pulito. Guarda, ci sono i pirulini dentro. E questa plastica. Così impari a non saperlo. Che schifo. Io parlo di me in terza persona, a differenza sua che si crede chissà chi. Faccio io. Qual è il Forza Horizon preferito di Maverick? Forza Horizon 3, Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7. Forza Horizon 3. Porca mia. È vero? Sì! Mi tocca a me scegliere allora. Fiocchi di latte. E zenzero. Qua secondo me, però te lo metto nel cucchiaio. Dammi qua. No, prima questo, ok. No, fermo, te lo metto insieme. Ok, c'è, vi giuro che c'è. Com'è? Buono. Le latte sono buone, lo zenzero praticamente non si è sentito. Dove mettere più zenzero? Dai, tocca a me. Ah, che palle. Ah no, questa non posso perché c'è la cappa. Domanda. Ah. Quelle generali. Ah sì, scusate, quelle generali e quelle bonus sono state fatte da mio fratello che ringrazio. Ciao Gabri. Sì, ok, ma quelle generali. Sono qualunque cosa. Come fai a sapere la risposta? Me la sono fatta sottolineare sotto. Mi sono scema, questa è generale. Io penso. In che anno venne dichiarata la Repubblica Francese una ed indivisibile? Meno male che è capitata a lui! E che cazzo ne so? 1789, non farti fregare, te lo assicuro. Cioè, 1790, 1792. 1789. Ti ho detto non farti fregare! Non lo so! No, 1792. Io che ne so. E oggi è Maverick mangia. Ma che domande del cavolo! Ah però, no, questo è scusa, no, scusate, ho sbagliato io, devi pestare qua. Ah. Non è personale. Quel paese qua. Sette! Che cavolo uno, è? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sì, riso latte. Vabbè. Olè, devo mangiare del buonissimo riso latte. Ma perché a te, scusate la parola, va di straculo, cioè di questa roba la maggior parte a te piace, sì. A te piace, a me no. Effettivamente fa un po' schifo sta roba, eh. Cappa, sì, cappa devo leggere io. Quella è un'altra personale. Qual è la seconda squadra di calcio tifata da Maverick? A. Napoli, B. Real Madrid, C. Barcellona. Allora, secondo me Napoli è nostra. Bene, è ingannevole perché lui tifa Genoa. E Napoli e Genoa sono così. Però, secondo me no. Quindi o Real Madrid o Barcellona. Ora, mi devo ricordare quale delle due. Real Madrid. Il Barcellona. Fai. Messi, dove gioca Messi? Ma cosa ne so io? Appunto. Ah, devo scegliere io? Sì, benevolo, non sto bene. Ah, no, io sono molto cattivo invece. Dato che ne ho mangiate tre di fila, adesso sarò molto molto cattivo, quindi... No, non ne puoi venire tre. No, no, no. No, dato che ne ho mangiate tre di fila io... No. Simmental e wafer. A me i wafer piacciono, ma quelli a gusti normali, tipo cioccolato, nocciola, quelli lì. Non limone, lampone, mirtillo. Io dovrei mangiarlo. Possiamo far metà wafer almeno? Posso, l'altra metà posso darla da mangiare a te. Bisogna del coso. Ti lasci mentale. Dammi anche un... Uno però è per tacchiarci sopra, se mi fa schifo. Poca. Basta. Ok. Tutta tua. Qua che c'ho l'anno, lo so. Buono? Non è il limone. Sì, limone. È gelato al limone. Sì, gelato al limone. Cioè, se ti devo dire una cosa, tra le due mi è piaciuta più la cimenta.
Cioè, rendiamoci conto che a me la Simmental non piace. Quando venne creato Google? 4 settembre 1998, 11 novembre 1995, 5 luglio 1994. 98. Porca miseria. Sì, devi pescare perché è generale, no? Beh. Facci vedere. Ancora schifo. Però magari viene una bellissima cosa. Numero 6. Qual è? No. Sì, il 7 era, no, il 7 era reso latte, l'8 era questo. Se vuoi te le rimetto in ordine, no, eh. No. Sì, dovevamo contrassegnare, non le abbiamo contrassegnate, adesso non ci ricordiamo. Siamo pigri. Poco, Strozzo. Facciamo vedere per bene. A me basterebbe anche quello, è abbastanza. Ho fatto danni. Ma porca miseria. Cosa? E non avevo visto che avevi buttato tutto giù. Non l'ho fatto apposta. Aspetta. Facciamo vedere bene. Non ce n'è tantissimo, ma perché è gentile, perché non è che sto benissimo, quindi figuriamoci fare una cosa del... Meno male che ho appena detto che è gentile. Meno male, hai appena finito di dirlo. Eh no, ora sei una merda. Mangia. Spero di non strozzarmi. Preparo l'acqua. Dov'è l'acqua? Brucia, pizzica. Deve pizzicare un po'. Bevi. Damn. vabbè. Cappa gigante. Ah, questa è la mia bonus. Quindi significa che su un argomento, è un argomento che ho scelto io ho scelto cartoni Disney, ma è difficilissimo. No, sì, bella. E cosa succede con quella bonus? Se rispondi giusta o sbagliata, devi pescare o cosa? Se rispondo giusta, tu devi pescare e io posso aggiungerti un oggetto. Se invece rispondo sbagliata, io pesco e tu puoi aggiungermi un oggetto. In che anno la famosa azienda Disney venne fondata? 1922, 1923, 1924. Allora, quest'anno Topolino fa 90 anni. Immagino che sia simile, no? Quindi 90 anni fa, non so fare i conti, siamo quasi nel 2020, facciamo così. 90 anni fa sarebbe... Aspetta un attimo. 1930, meno 2 anni, 1928, è tre opzioni? No. Diminuzione. 22, 23, 24. 24. 23. Che palle. Facciamo vedere per correttezza. Speriamo metta fuoco. Non so se si vede. Niente. Speriamo di aver beccato uno di quelli con un oggetto solo, sì. Cos'è 5 beccato? Che è 1, 2, 3, 4, 5. I wafer. Allora, dato che abbiamo già fatto wafer e zenzero. No, wafer e no, wafer e Simmental. Io proporrei. Io so già cosa propone, ho paura. Un wafer e ketchup. Infatti lo sapevo. Un wafer e ketchup. Tanto fuori si scatena temporale, non so se si sente. Allora, apriamo il ketchup. Magari, dato che è la prima volta che dobbiamo aprirlo, vediamo di aprirlo bene. Voilà. Dov'è? Lo richiudiamo, che non ci riuscivo. Prendo un benissimo wafer. Credo che sia giusto dire che noi non stiamo facendo pubblicità a questi prodotti, però credo che fosse scontato, anche perché non credo che abbiamo un canale da dire sì, pubblicità. Mezzo, No. Mangio metà e l'altra metà me lo puoi anche dare. È la più buona con la Simmental. Allora, visto che sono cattiva, gli faccio io la sua domanda bonus. Lui ha scelto l'argomento informatica. E io so qual è la tua domanda bonus. Bene, grazie. Uno di questi linguaggi di programmazione informatica è stato scritto da un giapponese. Quale? SVG, Ruby o Racket? O Ratchet, come si dice? Ratchet. Ruby! Pesca. Sei. Il 7 diavolo è?
lo zenzero. Devo rimetterlo dentro, vero? Sì. Ma cosa l'ho già mangiato qui? Con i fiocchi di latte. Zenzero e aceto. Magari è buono. Non abbiamo ancora provato le patatine. Proviamole in diretta. Madonna, ti ho un odore orribile. Porca miseria, ma che cosa hai mangiato? Una fogna! Che schifo! Mica te la. Prego. Noi l'abbiamo detto, il rumore di sottofondo. Se si dovesse spegnere la luce e non ci vedete più, facciamo tutto al buio. Ma come faccio a fare lo schifo? Non tutto. Tu hai detto non tutto. Trovata io e te? Tocca a te. Oh, di quelle personali tu ne hai trovata solo una mia per ora. A mangiare! Ma almeno li hai trovato tu. Capa. Da dove viene il soprannome Nappi? Questa la sapevo io però. Però dimmi. Ah, cavolo. Da un personaggio di cartoni animati. Da un calciatore. Da un meme di internet. Da un calciatore. Ah, fan brodo. Ma sai perché? Perché io ti ascolto quando no, le cose me le dici. No, perché le ho fatte facili. Io ti ascolto quando le cose me le dici. No, perché sono simpatico, te le ho fatte facili. Patatine, wasabi e mela con ketchup, quindi me le rendo anche buone perché ma non sanno di calzini sporchi. Sì, sanno di calzini sporchi. Fai vedere, finché abbiamo la telecamera, l'altra telecamera, fai vedere. Una, quante sono quelle? Una piegata. Che schifo. Buono. Com'è? È buona perché c'è ketchup. Gli ho detto che la rendevo buona perché c'è ketchup. È ottima. Personale. Devi dirmi il comune in cui sono nata. Voltri, Lavagna, Arquata. Voltri. Porca miseria, l'hai sparata totalmente a cacchio. No, perché so, Lavagna non è mai nominato, quindi lo so. Arquata c'è la zia e allora ho detto vuole fregarmi con la zia, ma io sono furbo, non mi frega. E allora è andata così. Va bene, vediamo un po'. Togliamo un attimino la bottiglia dell'acqua. Allora. Sì, noi mangiamo simplemente. Dai, smettila. Ora è il tuo turno. Mi ispira, dato che è una domanda personale, fa. No, vabbè, falla vedere. È vero, questa qua è molto verde. Non so se si vede dal colore. È ammuffita. Sì, è ammuffita. Allora, questa ci potrei mettere. Non zenzero perché mi fa schifo. Ci potrei mettere un goccio di Simmental. Basta, perché non è che puoi mettere 20.000 cose. E poi. No, senti. Un goccio di ketchup. Anzi, no, il ketchup con la patatina viene buono. Non mettici la Simmental. Allora. Cioè, potevo andarmi peggio e non gli do questo consiglio. Lo dico dopo che l'ho mangiato. Ora aspetta, perché non sai cosa voglio fare. Perché dato che è quella personale e io la so. E io le ho sapute tutte le tue personali. Ho buttato la mettiamo? No, perché tu mi prendi in cioè, giro. Cioè no, in realtà no, non ho saputo una. Ecco allora, il Real Madrid. Ma basta, sì, lo hacker. Non so se metterci lo hacker o un goccio di aceto, però a te l'aceto piace. Mi sono fatto uno sciottino prima. Allora ragazzi, questa qua è la cucina di Cracco. Guardate sto dessert. Perfetto. Io spero altamente che... Patatina al wasabi con Simmental e lo hacker al gusto, cioè le wafer al gusto di gelato al limone. A me non ispira il fatto che la patatina sia verde. No.
si chiama? Formaggioso. Come si chiama la versione femminile di Doraemon, della serie di Doraemon? Dorami, Dorai, Dorayaki. Dorami. Ma vai a quel paese, vai. Sì, ma non vale, queste domande sono troppo semplici. Per me sì, perché io le serie li guardavo. Certo, non vale però così, bisognava fare delle domande su... Pesca. Banana. 7. Patatina basata. Le 8. È i fiocchi d'avena. Fiocchi d'avena. I fiocchi di latte magari, perché fiocchi d'avena. Ho sbagliato. E Ma perché non sentiste? Sta iniziando il diluvio. Non sta iniziando il diluvio, sta venendo giù il finimondo. Qual era il nome del mio primo animale? Fufi, Pintus, pesce. Andiamo a fortuna perché non me lo ricordo. Cioè sono stati tutti e tre i tuoi animali, ma non so qual è stato il primo. Tu la smetti di continuare a mangiare? Dobbiamo fare questa challenge del cibo, tu continui a mangiare. Ah, challenge del cibo io mangio. Sì, ok, ma non devi mangiare, devi mangiare quello che ti dico io. E pesce. Allora, ora io probabilmente voi adesso vedrete qual è la risposta giusta, ora te la dico a te. Io ho fatto queste tre domande, ho fatto questa domanda apposta con un tranello. Perché pesce non ce l'hai mai avuto? Perché io pesce non l'ho mai avuto. Cioè, ho avuto dei pesci, ma nessuno si è mai chiamato pesce. Però io cosa ho detto? Dato che lui sa che a me piace Chicken Little e mi piace il personaggio pesce, ho detto sicuramente casca nel tranello. Ma io intanto non sapevo questo. Il mio primo è Fufi. Che era una cavia peruviana. No, Pintus è venuto parecchio dopo, che era il criceto. Ho pescato 8. Patatina wasabi. E tu ci puoi aggiungere qualcosa? Ah no, era personale questa, è vero, non dovevi pescare. Vabbè, ormai ho pescato 8. Vabbè, ok, 8. Con la vita, con i fiocchi d'avena. Ma questi fiocchi d'avena. Vabbè, fiocchi di... No, ciccio, la scelgo io la patatina, eh? Io non l'ho scelta, l'ho presa a caso. Vabbè, la prendo a caso io. Tieni, che a me è più grossa. Secondo me a me mi dà le patatine grosse così, lui se le prende così. Fai vedere. Com'è? Perché le rendo più buone così, io queste patatine te le porto a casa, io non le voglio in casa. No, ma ce le mangiamo tutte. Sì, sì. Tocca a me, Sì, mancano tre domande, abbiamo quasi finito. Intanto salterà prima la corrente. Finirà la batteria prima. Non ho letto, non ho ancora letto niente, ma non c'è scritto niente, quindi è... No, perché l'ho finita con le persone. Ah, ok. Sì, è vero, anche io te l'ho letto tutte e tre, quindi... Fosse stata per me. L'avrei saputa. Di che band è la canzone Basket Case? Halloween, Green Day o Anastasia? Non so chi sia quella canzone, però dato che lui ha detto io l'avrei saputa, secondo me non è Green Day. Come fai a dirlo però? Se io so che non è dei Green Day? Allora, dimmi il titolo. Allora, perché io conosco i Green Day e li ascolto. Dimmi il titolo, io non però, ho saputo neanche. Però io l'avrei saputa nel senso, come fai tu a sapere se... Allora, dimmi il titolo. Basket Case. Vabbè, io dico Green Day a sto punto. Sì, era Green Day. Devi pescare tu. È andata bene. No, è sempre la stessa, dai. Sempre 7, qui sto finendo solo io. 7 e 1. Dai, ma che schifo. Sì, ma non sai cosa 7? Il questo. Fiocchi di latte, buonissimi. Madonna, sei che acidità. Prendine pochi. No, dobbiamo far vedere. Dobbiamo far vedere. Boh. Ah, vedrà adesso. Che schifo. Non corretto. Ah, sì? Sì, non è neanche bruciato l'aceto. Buoni. Oh. Non ho guardato. Ah. Il dio egiziano Thoth... Spero si pronunci così, se no mi... Francesco! Dio della scrittura,
Con che animale è rappresentato? Sciacallo. Ibis non ha rappresentazione animale. Non ha rappresentazione animale. Ibis. Ma ah, fammelo te cazzo l'ibis. Non lo so. Perfetto. Quindi? Vuoi pescare? Sì. Ah, hai rotto gli zebedei però, eh. Tu non hai mangiato niente. No, no. Anzi, tu l'hai anche sputato. E lei l'ha anche sputato. Sì, vabbè, no. Scrivete nei commenti Kira ha sputato una cosa. Non si fa. Un sacco di bambini. Hashtag Kira sputato. Ci sono un sacco di bambini in Africa che muoiono di fame. È bruttissimo, sai, hashtag Kira sputato. Che cos'è? 8-4. Ok, quindi le due patatine, non so come le facciamo a unire, però vabbè, te le due butti, patatine? Te le butti in bocca tutte e due. L'ultima domanda. Arriva. Mi sa che il prossimo che arriva è forte. No, vabbè, non è stato così forte. Allora. Ambulanza. Come si chiama l'attrice che interpreta Elizabeth Swann in Pirati dei Caraibi? Keira Knightley, Kaya Scodelario, Zoe Ventura. La prima. Keira è qualcosa. Che l'ho detto solo esclusivamente perché mi ricordava il mio nome, quindi... Allora, questo adesso è per il suo fratello. Ma che domande del picchio sono? Cioè, di nuovo 7-1. Di nuovo quella di prima. Fammi fare un'altra, vieni. Questo è singolo, 4. Corrida a formaggio, dai, finiamo in... Eh? Anzi... Ah, sì, mi taglio 4. No, no, le patatine a formaggio. Va bene, allora... Non picciolare, che c'ho i cani per terra. Che poi la mangiano. Chiudo. Bene, ragazzi. Per questo video è tutto. Spero vi possa essere piaciuto, soprattutto il genere, ne porteremo altri. Se fosse così, iscrivetevi e lasciate un like. Ricordatevi sotto di commentare nell'eventualità che magari volete qualche cosa in più sul nostro canale oppure qualcosa di specifico riguardante qualche video che abbiamo fatto precedentemente. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!